Let's go! Bentornati, ovetti, su Super Mario Galaxy! Nello scorso episodio abbiamo completato la prima galassia della camera da letto di Rosalinda. E in questo episodio andremo nella seconda galassia, che se non ricordo male è una delle mie galassie preferite. Quindi vi invito, come al solito, a lasciare un mi piace / un non mi piace e ad iscrivervi al canale. Dunque, dovrei teoricamente fare la galassia Giardin Ventoso per la cometa Pericolo, però non mi va. Quindi cominciamo subito. Eccola qui, la galassia Vulcano Ghiacciato. Montagna ghiacciata scivolosa. Cronache di fuoco e di ghiaccio, benvenuti in questa galassia. Dunque, forse noterete un leggero cambio di qualità audio / video, perché ho dovuto reinstallare alcune cose perché non mi registrava più niente, quindi sì. Comunque, pinguino, ciao! Ehi, anche tu stai facendo esercizio di pattinaggio? Allora facciamo una gara, prova a prendermi se ce la fai. Allora, dovreste aver notato che si pattina qui. Inoltre è possibile fare con Z, eccola qua, una specie di pattinata al contrario. Dove sei? Eccoti qua sotto. E più fate lo spin, più velocità prenderete. Quindi andiamo e fine. Appena riesco a prenderlo. A quanto pare questo blocco di pietra mi ha interrotto e quindi non valeva la cosa. Ora fermati, non andare troppo lontano. Oi! La seconda volta che succede, non accadrà una terza. Oh, perfetto. Ben fatto. Con le abilità di pattinaggio che ti ritrovi, potresti avere delle chance. E quindi, prendiamo la stella lancio e andiamo sulla montagna. Eccoci qui, adesso. Questo posto è stupendo, ma alcuni lo considerano il peggior posto per fare una certa missione nel gioco. Quindi, già. In ogni caso, questo cartello vi dice qualcosa di molto ovvio, insomma. Com'è fredda l'acqua qui. Se ci cadi dentro, sentirai che brividi. Ma dai, l'acqua fredda tonifica, no? No, assolutamente no. Perché dopo un po' l'acqua fredda vi fa danno, ok? Non è lava, quindi comunque meglio così, però non è neanche quel bagnetto caldo che vi fate ogni giorno, almeno spero. In ogni caso, questa moneta qui è qualcosa di molto importante, perché... Eccolo lì, il fiore di ghiaccio, indovinate un po' che abilità dà Mario. Comunque, questi cosi sono molto fastidiosi, ma l'importante è prendere il fiore. Ed ecco qui, Mario Ghiaccio, scuoti per pattinare, puoi persino camminare sull'acqua. E dunque, camminiamo sull'acqua. Adesso, vorrei fare giusto giusto un paio di cose che se non ricordo male sono facoltative qui. Quindi, innanzitutto è possibile prendere, tot monete per prendere una vita qua. Ce ne sono credo una sessantina. Però non sono necessarie. Adesso so per certo che qua si va avanti. Però qua dietro c'è una cosa extra. Benissimo. Quindi cerchiamo di... quindi cerchiamo di prenderla. Tu vai via. E questa è una stella lancio? Oh, bene. Mi hai appena fatto saltare una buona parte di livello. Ossia questa. Vediamo se posso mostrarla. Oh, ok, va bene, proviamo ad andare un attimo là, tanto perché posso. Mi serve un'altra volta il fiore di ghiaccio però, quindi prendiamo il fiore. Ecco, quindi là non si può andare, pensavo si potesse andare. Allora, devo stare qua sopra. Questi cosi, una volta fatto lo spin, perderanno energia, insomma. E dovete poi stare un po' più attenti, perché... un attimo solo. No, dannazione, ok. Detesto questa cosa. Ah,
perché com'è che si chiama? Lo spin di ghiaccio è strano. Non è per altezza, ma è per fare pattinaggio. Quindi non è praticamente questo, ma vi fa scivolare in maniera strana. Mi interessa poco prendere adesso quell'energia, perché se non sbaglio c'è un'energia un po' più avanti. In ogni caso non ci serve, perché sono pro. Per niente, tipo. Però non importa. Possiamo andare avanti, grazie. Ok, cercate di non farvi spingere nell'acqua gelata. Ok, perfetto. E questa è la stessa strada di prima, quindi ora siamo freschi, no? Non ti azzardare nemmeno. Mi ha congelato in aria. Puoi per favore... Ah, finalmente. Allora, ricordatevi bene questa meccanica, ok? Quella di fare la piruetta per... Ah, la lingua! Che dolore! Ah, comunque, fare la piruetta per togliere il ghiaccio da queste rocce ghiacciate. Aia, mi sono fatto davvero male, mi sono morso la lingua. Ah. E vabbè, cose del mestiere, insomma. Allora, visto? La piruetta è diversa ed è un fastidio. Comunque, andiamo qua sopra, dove serve Mario Ghiaccio, e poi ecco il boss. Esatto, c'è già il boss, e lì c'è un fiore molto speciale, però non è il fiore di ghiaccio. Ma chissà che tipo di fiore è. Comunque, andiamo qua, c'è un altro fiore di ghiaccio, dobbiamo prenderlo per andare avanti. Ed è possibile combare questo boss per sconfiggerlo in pochissimo tempo? Vediamo se ricordo bene come si fa. Allora, dobbiamo arrivare qua sopra, poi... Vai. Ecco qua, e... Fatti prendere. Perfetto. Ok, fase 2. Oh, attenzione. Non dovete rimanere colpiti da quella cosa. Ok, fase 3. Da quella cosa intendo un adulto, eh? Perché vi darà tanto fastidio. E abbiamo già finito. Ovviamente non salvo, e facciamo subito la seconda missione, sempre qui, nella galassia Vulcano Ghiacciato. Strada di lava nel regno gelido. Ed eccoci qui, adesso questa dovrebbe essere, credo, una specie di ciambella di ghiaccio. Non so come chiamarla, è un circolo non polare perché non siamo ai poli di niente. Vabbè, l'importante è prendere questi frammenti di stelle e andare avanti. Ok, con Z l'ho già mostrato prima, è possibile pattinare al contrario. In realtà è una cosa abbastanza utile, che ci crediate o no. Comunque, no, devo prendere questa, perfetto. Ok, manca solamente l'ultima. Però vorrei prima prendere le astroschegge. Ok, dove sei? Sei proprio qui. Però devo prenderti prima. Eccoti qua. Ok, cosa un po' strana. Sono apparse anche delle stelle blu, ma non importa. Andiamo. Che vi ho detto prima, cronache di ghiaccio e di fuoco. Quindi, eccoci qui nella parte del vulcano di questo gioco. Ora, questi cosi non sono troppo pericolosi e vedrete anche il motivo. Basta non toccarli, quindi. Adesso, credo di dover fare il giro largo. Potrei teoricamente... non credo sia possibile, vediamo. Wow! Così ho saltato tutto il livello in pratica. No, ok, facciamo la strada giusta, insomma. Adesso, prendiamo un attimo questa energia, non che ci serva, ho praticamente già finito il livello, però, ehi. E andiamo qui, perché la strada
giusta è questa qua, a quanto pare. Vabbè, allora dammi le astroschecce, perfetto. Me ne serviranno un bel po'. Credo che lo sfavillotto ghiotto più caro richieda 2000 astroschecce, qualcosa del genere. Comunque, prendiamo la moneta e un po' come il fiore di ghiaccio. Eccolo lì, il fiore di fuoco, quindi attiviamolo subito, appena riesco ad arrivarci. Sei Mario Fuoco, scuoti per lanciare palle di fuoco. Ed è una cosa molto buona perché questi cosi danno un sacco di astroschecce. Tipo quante? Tante, ecco quante. Quindi, vai. Non mi interessa se si esaurisce, perché tanto respawna ovviamente. Però vorrei mostrarvi almeno questo. Esatto, le torce accese attivano sempre qualcosa. Inoltre, il fiore che abbiamo visto sulla cima della montagna era, indovinate un po', un fiore di fuoco. Però non possiamo farci ancora niente, quindi andiamo avanti e basta. Allora, mi conviene sbrigarmi perché... perché sì. E attenzione perché... l'avete già notato, vero? Sì. Le torce vi possono ferire, quindi occhio. Uno. E due. Inoltre c'è davvero una bellissima missione che credo arriverà a breve. Credo sia la terza. Però davvero, devo mostrarvela perché è fantastica. Inoltre, non è una scelta. Devo farlo perché questo è un let's play al 100%. C'è qualcosa qua sotto? Oh, non c'è niente qua sotto. Bene, attenzione allora. Pensavo ci fosse qualcosa, ma non importa. Ora, so che ci sono delle monete da qualche parte, ma non so dove. Qua c'è un altro fiore di fuoco, quindi va bene. Ecco la moneta, perfetto. E vai, dammi tante... ok, dicevo tante astroschegge. Tante astroschegge. Dammi le astroschegge. Però devo stare attento perché mi fanno male questi cosi. Credo siano infiniti, quindi è inutile colpirli. Ma in ogni caso stiamo attenti. Ok, dovrei aver quasi fatto. Esatto, manca solamente quella che non ho attivato in tempo. Va bene, nessun problema. Basta riprendere questo e andare indietro, cioè avanti. No, attenzione a questi cosi, ok. Sì, sono infiniti. Non che sia un problema. No, non sono infiniti. Ok, allora è ancora meno un problema. Salto. Ok. Ho fatto tipo un rimbalzo strano, ma non mi interessa. Oh, pensavo ci fosse lava là sotto. Bene, fortuna che non c'è. E adesso siamo dall'altro lato, eh? Non credo ci sia un boss qui. In ogni caso stiamo attenti. Ok, attenzione. Girati. Perfetto! Niente. Non importa, non importa. Ehi, vi conosco a voi. Potete ovviamente stordirli con le astroschegge. Non vi conviene in realtà, però sì. State attenti, sono molto, molto, molto fastidiosi. Tornando nella lava recupereranno energia. Quando vi scottano sono fastidiosi. Fine. No, ok. Fermati, fermati, fermati. Ok. L'ho colpito. Ah, volevo solamente colpirlo. Non mi interessa il resto. Comunque, no, fermati. Sparisci, sparisci. No. Oh, mamma mia. Detesto quei cosi. Grazie mille, fiore di fuoco. Esistesse Mario Lava sarebbe in realtà meglio, perché Mario Lava vorrebbe dire che può nuotare nella lava e quindi... No, no, non oserai. Ok. Ce l'ho fatta? Forse no. Mi conviene andare... No! Grazie. Grazie mille. Ok, credo di aver perso, perché non ci sono modi per recuperare vita. Forse qua dentro speriamo di sì. Ti prego. Ok, perfetto. Ma posso fare così, mi sa. Vediamo. Come faccio? Così? No, devo fare il giro lungo. Quindi andare qua sopra e andare là e quindi fare tutto quanto. Bene. Non ricordavo la, tra virgolette, complessità di questo livello. Adesso non ho più il fiore. Bene, il gioco mi trolla, ma questo non mi fermerà dall'andare avanti, dai. Sto facendo un sacco di fail, mi sono morso la lingua, mi sono fatto male, ma non importa. L'importante è che la registrazione funzioni, perché ve l'ho già detto prima non funzionava. Come ho fatto a mancarlo?
Devo davvero fare un taglio? Va bene, non importa, faccio un taglio. Respawna, fiore. Dai, perfetto. Ci vediamo quando riuscirò ad accendere quel coso. E ce l'ho fatta! Adesso dobbiamo solamente non cadere nella lava e dovrei aver finito la seconda missione. Ora, la terza, ripeto, credo sia una delle mie missioni preferite del gioco, se ricordo bene. Spero di ricordare bene perché... sì. Comunque, Super Stella! Wahoo! Ovviamente non salvo, e vediamo un po' la terza missione. È quella? Non è quella? E... freddo gelido e caldo insopportabile. Eccoci qua, fa freddo, fa caldo, fa fraldo, credo, non ne ho la più pallida idea. Bisogna però stare attenti perché questi soli vogliono scottarvi, ok? Attenzione. Adesso, pattinare con delle fiamme vicine non credo sia una buona idea. Comunque, stella lancio, andiamo. Boom! Ah, e comunque non è questa la missione alla fine. Un peccato, ma... ci saranno altre occasioni. Adesso, dov'è che devo andare? Là? Perfetto. Attenzione all'acqua, che ovviamente è quella gelata. Devo attivare la... questa? Ok, nessun problema. Però vorrei fare il salto all'indietro così. Bene. Qualche altra cosa là sopra? Ho mancato qualcosa? Non lo posso sapere, a quanto pare. Va bene, va bene. Ci serve comunque un fiore di fuoco, abbiamo visto prima. E questa è la parte di fuoco, bene. Ora, dammi astroschegge. Dammi... ok. Dammi astroschegge, a quanto pare mi dà monete. Ok, questa è astroschegge, ecco, questo volevo io. Dunque, la lava qui è difficile da evitare, quindi stiamo attenti. Ok, quindi le zone più scure, insomma, sono quelle dove la lava tocca. Ok, e vai Mario, vai Mario, vai Mario, bravissimo Mario. Attenzione qui. È possibile fare così per rimanere in piedi. Ok, perfetto, va tutto bene, va tutto bene. Là dovrebbero esserci altre astroschegge, non mi interessano più di tanto. Andate via, grazie mille. Oh, comunque, devo attivare quella valvola adesso. Questi ricci strani danno fastidio. Per favore, lava, togliti. E attiviamo questa, nonostante sia di metallo, quindi comunque dovrebbe essere bollente. La cosa mi interessa poco adesso. Allora, cerchiamo. No, no! No, un'altra volta! No, ok, 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 sono salvo, sono salvo, sono salvo. Dammi una moneta, mi serve una moneta, o altre sette. In ogni caso, ecco qui, fiore di fuoco. Però prima di prenderlo, è possibile andare qua sopra? Sì, ok. Cosa c'è qua sopra? Astroschegge, mi servirebbe una moneta, ma ehi, là c'è una moneta, quindi fatemela prendere subito. Ok, ora sto a posto. Ah, e a quanto pare era possibile saltare tutto questo facendo così? Wow, ho tipo sprecato una vita e qualcosa, ma... ehi, perché non cadere un'altra volta prima di... ok, no. Perché non prendere questa vita per recuperare al danno fatto? Adesso, fiore di fuoco, vieni a... me. Oh, mamma mia, si è aggrappato Mario così a caso, tanto perché sì. Ora, se non ricordo male, non dovete toccare l'acqua. Toccare l'acqua vuol dire perdere. Per questo esistono queste piattaforme qua. Oddio, non perdere. Vuol dire semplicemente non usare più Mario fuoco, perché dovrebbe spegnersi, sapete com'è acqua e fuoco. Comunque,
Devo rifare. C'era una vita qua. La prendo subito, allora, bene. E a quanto pare c'è un'altra cosa. Oi? Oi? Oh mio Dio. Ora, questa galassia mi piace, ok? Non è la mia preferita alla fine della missione, ma non importa. Però a quanto pare sto avendo un sacco di problemi. Il motivo? Non lo so neanche io. In before qua sotto c'è un fiore di ghiaccio e... vediamo. No, è una vita. Va bene, non importa. Devo davvero andare a riprendere il fiore di fuoco? Mi conviene tagliare? Ormai siamo qui, quindi no. Allora, stiamo attenti. Mi sa che posso anche fare dei salti lunghi per evitare tutto quanto... quel casino dell'acqua. Quindi va bene lo stesso. Adesso, dammi il fiore. Prendiamo il fiore. E andiamo. Telecamera, telecamera, telecamera. Oh mio Dio. Ho cliccato C, non altre cose. Gira la telecamera. Girala. Non ci vedo niente. Ok, bene. Ah no, non si spegne. Pensavo si spegnesse. Va bene, metapino. E ora stella lancio. Adesso, fiore di ghiaccio. Ah, è vero. Cosa strana, ma è possibile pattinare sulla lava. Sì, lo so. È strano, ma funziona. Quindi, chi siamo noi per dire: ehi, non funziona così. Ok, non mi fregherai. Ok, ho deciso che non mi fregherai e non mi fregherai. Quindi, refresh. Andiamo. E per questo vi ho detto che vi serve sapere il pattinaggio prima. Ok, potete anche non fare... Ok, questa qui. E c'è una missione che, se non sbaglio, vi richiede di fare questa cosa molto più in fretta. Oppure è una cometa pericolo, non ricordo, ma stiamo comunque attenti. Andiamo in fretta perché sennò finisce tutto quanto. È possibile saltare e fare quel salto lì, ma onde evitare problemi preferisco fare il salto normale. E comunque, stella ottenuta. Wahoo! Yeah. Oh. Yeah. E adesso, prima di concludere l'episodio, c'è un'altra missione che vorrei fare. Intanto c'è una stella nascosta qui, ma nella galassia Atollo, quindi dobbiamo tornare un po' indietro nella cucina, credo, sì, c'è un'altra stella da prendere. Non l'ho presa adesso, perché so dov'è, ma ci serviva il fiore di ghiaccio. E quando è vero che c'è un fiore di ghiaccio là dentro, ho preferito aspettare la galassia giusta per attivare appunto quel fiore della serie. E poi, come ho fatto a cadere? Lo sapete solamente... Ok, no! Allora, io sono calmo, sono molto, molto calmo. Ok, ce l'ho fatta finalmente. Dicevo, volevo aspettare il momento giusto in sintesi. Quindi, andiamo alla galassia Tollo. Non credo ci sia neanche Luigi che vi spiega che nella galassia Tollo ci sta quella stella nascosta. In ogni caso, per prendere quella stella dovete... Beh, ce lo dice il gioco oppure... Ce lo dice, perfetto. Il mistero della grotta dei vortici. Dovete entrare in una missione che vi dia un guscio. Non importa quale, in effetti, ok? Però... sì. Adesso, prendiamo quel guscio, perché è il più vicino, e quindi fatemelo prendere. E ovviamente io non so nuotare, quindi poi guardate... Ora, dammi il guscio, ok. Adesso, c'è uno scrigno nascosto dall'altro lato dell'isola, ossia qua sopra, che adesso vedremo, che vi condurrà ad un altro pianeta. E... beh, vi serve lì il coso. E per coso intendo ovviamente... Poi? No! Ah, il nuoto! Ok, questa parte è un fail dopo l'altro. Fermati. Abbiamo Z? Ok. Posso saltare con A? Ok. Posso fare il salto. Vado a prendere un'altra volta il guscio. Ok, adesso ho il guscio. Perfetto. Ora, se non ricordo male, devo andare... qua dietro c'è questo tubo che non vi ho mai mostrato e che non vi mostrerò mai. Dove è? So che è qui. È qua sotto. Esatto, perfetto. Boom!
Ed ecco qui la stella lancio che ci porta. Qui. Dunque, dobbiamo attivare quella moneta. E questo nemico è molto speciale, non vi farà danno, ok? Però vi lancia in aria. Dovete praticamente sfruttarlo per prendere la moneta e anche la stella, tanto per dire. Quindi, vieni qui, ciccio. Vieni qui, ciccio. Ok. Sapete una cosa? Non so che succede se fate uno spin. Vedremo adesso. Comunque, visto? C'è un fiore di ghiaccio. Ora, che succede se faccio lo spin? Ah, niente. Mi sa che poi posso... No, è immortale. Va bene, non importa. Adesso, prendiamo questo. E adesso... Dobbiamo fare slalom tra le cascate, in questo modo. È una cosa abbastanza divertente, non troppo complessa, ma dovete farla in fretta anche. Scusi, grazie. Anche perché credo ci sia solamente una stella per fare tutto questo. Ok, perfetto. O meglio, c'è un fiore di ghiaccio solamente, tranne questo qua, ovviamente. Quindi, sì, se fallite dovete ricominciare da capo. E adesso... Cosa più bella di tutte, dovete portare questo coso con voi. Quindi vieni da me, seguimi. Bene, fino alla stella magari però. Sarebbe l'ideale. Mi sa che mi ha lasciato, vero? Ah, questi blocchi rompono i... Oh no, è caduto. Ah, benissimo. Non credo di poterci arrivare da solo. Ci serve per forza lui, vero? Sì, per forza, ok. Ciò vuol dire che devo praticamente portare quel... Ah, l'acqua è fredda? L'acqua non è fredda, pensavo fosse fredda, bene. Dobbiamo praticamente portarlo con noi. Però si affoga. Adesso, dammi il fiore di ghiaccio. Vediamo un po'. Se riesco a fare tutto quanto bene, basta portarlo con noi fino a qua. Non cadere nell'acqua. Bravissimo, seguimi. E adesso lanciami in aria. Ottenuta super stella. Ok, quindi abbiamo adesso 50 stelle, ma non siamo neanche a metà gioco. Assolutamente no. Quindi, nella prossima parte di Super Mario Galaxy andremo avanti, non so dove, ma andremo avanti nella prossima galassia. Ma vediamo un attimo, c'è per caso una lettera di Luigi? Oppure mi sa proprio di sì. Adesso, questa è la galassia Dolce Ape, perfetto. Ok, va bene, vedremo nel prossimo episodio dove è Luigi, di preciso. Comunque, see you next time!